Gerardo Luciano Parrucchieri vi aspetta a Salerno in via Luigi Guercio 384. A Vietri sul Mare si è rinnovato anche quest'anno l'appuntamento con la Festa del Fuoco e dei Ceramisti, la prima perla della costiera amalfitana, nel rispetto di tutte le disposizioni anti-Covid-19, non ha voluto rinunciare al tradizionale appuntamento con la Vampa di Sant'Antuono, che cade il 17 gennaio, giorno dedicato anche alla Festa dei Ceramisti. Si tratta di una tradizione antica ed affascinante diffusa in molti paesi e cara anche ai vetresi, che vantano una storia ed un'economia permeata da ceramica e maestri ceramisti che al fuoco devono la concreta realizzazione delle loro opere. Un duplice evento, quello della Vampa di Sant'Antuono, abbinata, come dicevamo, alla Festa dei Ceramisti, dal profondo valore benaugurale. Nel significato originario, infatti, l'elemento naturale del fuoco delle vampe, infatti, aveva una funzione di purificazione che consisteva nello scacciare via il vecchio anno e propiziare l'arrivo della primavera, simbolo di rinascita in tutte le sfere della quotidianità. Alla cerimonia, che si è svolta nello spazio antistante il vettore meccanico di Via Costiera e che ha avuto il momento clou con la benedizione del fuoco impartita da Don Mario Masullo, erano presenti il sindaco Giovanni De Simone, il consigliere delegato alla ceramica Daniele Benincasa e il consigliere delegato all'ambiente Salvatore Pellegrino, oltre che a una rappresentanza di ceramisti locali. Purtroppo il Covid ha bloccato in certo qual modo quelli che sono i flussi turistici, automaticamente il comparto ceramico, che a Vietri sul Mare è, diciamo, Vietri e ceramica, la ceramica e Vietri, è uno dei comparti che maggiormente hanno subito delle difficoltà enormi su questo settore. Noi simbolicamente abbiamo acceso questo piccolo fuoco, gli altri anni si faceva il falò, proprio la vampata di Sant'Antonio, come hai detto tu, e c'erano una presenza massiccia di persone che venivano apposta per questo evento. Speriamo che per l'anno prossimo riusciremo a rifarlo, soprattutto con quelle che sono le prospettive, con i vaccini forse avremo la possibilità di ritornare ad abbracciarti, ma anche a rivendere i nostri prodotti per quanto riguarda la ceramica. Il luogo dove l'abbiamo fatto è simbolicamente quello che fu inaugurato l'anno scorso, il Potlatch. Il Potlatch in effetti è una ripartenza, un ricostruito da quello che si è rotto, e quindi miglior posto di questo effettivamente non poteva essere scelto, perché da quelle che sono le varie opere che purtroppo soffrono in questo momento storico, che quindi si vedono in frantumi le proprie attività, la rinascita, stando assieme e ripartendo con quello che può essere una prospettiva futura, soprattutto per i nostri commercianti, per i nostri artigiani famosi in tutto il mondo, si ricostruisce Vietri, si ricostruisce la ceramica, si riparte. Questo è un augurio che faccio a tutti i ceramisti. Sicuramente il periodo, diciamo, è difficile, però ho notato che bisogna guardare avanti e bisogna cercare qualche strumento per affrontare le problematiche. Come amministrazione comunale e personalmente come assessorato alla ceramica, ho pensato di dotare tutte le ceramiche di una vetrina online. Infatti il comune di Vietri sul Mare sta portando avanti il progetto che vedrà di appunto proprio una vetrina online dove all'interno saranno inseriti tutte le ceramiche, proprio per affacciarsi come clientela al mondo, diciamo. Non c'è bisogno più che il turista o la persona per acquistare un qualcosa deve venire a Vietri, ma lo può acquistare tranquillamente da casa. E questo è anche un modo per creare un'occupazione, perché sicuramente dietro a una gestione di una vetrina online ci possono essere delle figure che soprattutto saranno giovanili, ma è anche un modo per innovare. Non si può pensare ormai solamente di lavorare nella bottega e aspettare che qualcuno venga per acquistare i propri prodotti, ma c'è bisogno anche, per dare l'identità alla propria ceramica e al proprio prodotto, c'è bisogno che appunto l'utenza la possa visionare tramite appunto dei portali online.